Gianni Colacione, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. Siamo al terzo giorno qui all'Hotel Summit di Roma e in compagnia di Pierpaolo Segneri. Pierpaolo Segneri, diciamo, radicale storico, ormai di lunga data, e autore di contributi molto interessanti, di alto tenore politico, che possiamo leggere anche spesso su internet. Sui giornali. Collaboro con diversi. Collabori con varie testate, se non sbaglio anche con l'Opinione, o mi sbaglio? Anche con l'Opinione di Arturo Diagonale, ogni tanto anche sul Secolo d'Italia, anche su Europa, il quotidiano diretto da Stefano Menichini, anche su internet ho un blog con Il Futurista. Quindi anche io cerco di scrivere, di dialogare con le varie realtà politiche, di sinistra, di centro, di destra, proprio come metodo, per metodo radicale di dialogo, lì dove c'è la possibilità di fare un tratto di strada insieme per promuovere comunque l'iniziativa politica radicale, la storia radicale. I luoghi, gli spazi che trovo, che si rendono disponibili ad ospitarmi, io cerco di occuparli positivamente. Pierpaolo, questo congresso come ti sembra che stia andando? Com'è la partecipazione? Come ti sembra il tenore politico? Beh, sicuramente è un congresso molto importante anche per gli ospiti che sono stati presenti in questi tre giorni, in particolar modo, stando io adesso alla Regione Lazio, collaborando con i consiglieri regionali della lista Bonino Pannella, federalisti europei, la mattinata di ieri con Mario Abruzzese e Isabella Raudi è stato un momento importante perché ha avuto un'attenzione che anche a livello regionale fa capire come tutte le battaglie che stiamo conducendo possono trovare a volte delle interlocuzioni istituzionali, politiche, anche con gli avversari, con coloro che sono dall'altra parte della barricata rispetto alla proposta politica radicale, anche membri della partitocrazia, che però riusciamo a sensibilizzare. Addirittura Mario Abruzzese, che è il presidente del Consiglio regionale del Lazio, si è iscritto su mia sollecitazione, su mia richiesta, al Partito Radicale. Quindi non ho dovuto neanche faticare, perché evidentemente le battaglie che stiamo conducendo, quando trovano la sensibilità giusta, vengono effettivamente fatte proprie anche dalle istituzioni, lì dove riusciamo a fare leva per aprire dei margini di lotta, e quindi anche all'interno della partitocrazia i radicali, come alla Regione Lazio, stanno facendo un ottimo lavoro. Pierpaolo, io ho avuto possibilità di ascoltare molte persone qui provenienti da vari paesi del mondo, abbiamo avuto anche la possibilità di avere una traduttrice molto molto gentile, e Maria Perrone si chiama, che quindi ci ha dato la possibilità di, perché sennò dai, io sono già scarsamente italianofono, quindi figuriamoci proprio le lingue straniere, e abbiamo praticamente ricevuto l'impressione che da tante parti del mondo questi ospiti stranieri, poi spesso i membri di parlamenti in esilio e così via, insomma, ci portano veramente a delle situazioni drammatiche, soprattutto per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani, e io mi sento un po' da italiano, ma anche un pochino da iscritto radicale di questo grande partito, un po' come una persona che riceve queste suggestioni, questi report, però anche delle aspettative da parte di queste persone, nel senso che vengono in Italia, un paese di democrazia in qualche modo stabile, più o meno secondo loro matura, ovviamente ai loro occhi, per noi molto meno, ma e vorrebbero magari un aiuto, una risposta. Però io quando li ascolto sento che forse ce ne potrebbero dare più loro a noi di aiuto, come rinnovamento anche di una certa sangue politico, soprattutto anche con queste rivolte arabe. Tu che ne pensi? No, è un'osservazione giusta la tua. Anch'io penso che, anche se Pannella non è d'accordo, su questo non ci troviamo d'accordo, io ritengo che la reciprocità sia fondamentale. Cioè non c'è
un docente che insegna e l'altro che l'allievo che apprende, ma c'è questa reciprocità che è transnazionale, traspartitica, dove gli individui in contatto tra loro, dialogando tra loro, discutendo anche in questa sede del congresso, avendo la possibilità di un luogo dove esprimere certe idee, dove far conoscere, far circolare queste idee, sono loro anche, soprattutto, che trovando questa disponibilità di questa sede, di questo luogo, insegnano a noi tante cose e forse arricchiscono più loro noi che noi loro, pur apparendo noi in una, appunto, in un paese di democrazia più avanzata, anche se sappiamo l'analisi politica che fanno i radicali sulla democrazia reale, e quindi che Marco Pannella mette sempre sotto i riflettori, perché democrazia reale in realtà è come se la democrazia in realtà non esistesse, o almeno non in Italia, o almeno da 50 anni. Quello che c'è è la democrazia reale. Quindi i radicali sono democratici e liberali nella misura in cui per loro la democrazia è lotta per la democrazia. Quello è l'elemento liberale, la lotta per la democrazia, perché quella che abbiamo anche in Italia è una democrazia reale, quindi la democrazia presa anche come riferimento costituzionale non c'è, perché non c'è nemmeno la Costituzione, c'è la Costituzione materiale, quindi è la lotta per la democrazia che dà l'elemento anche liberale dell'impegno politico dei radicali. Il problema, secondo me, è che l'organizzazione interna dei radicali è arrivata ad un punto in cui il dibattito ci spinge anche a riflettere sulla forma partito, con il Partito Radicale Transnazionale Traspartito, cioè il Partito Radicale Non Violento, che è una ONG, è un punto di riferimento a cui poi tutte le altre associazioni, in realtà i soggetti politici si muovono come in una galassia. Il problema è capire adesso questa galassia se corrisponde alle esigenze del momento e che cosa possiamo fare perché questa galassia possa rispondere anche alle esigenze di quelli che, venendo dagli altri paesi, ci chiedono aiuto, sostegno, forza, disponibilità. Lo strumento partito è fondamentale, è uno strumento, però deve avere la sua capacità di azione politica capace di incidere. E il dibattito interno ai radicali è proprio questo, cioè la forma partito che abbiamo assunto, se è ancora all'altezza rispetto alla situazione. Io ho delle risposte. Io ritengo che i radicali, per fortuna, non abbiano in questo momento un problema di leadership, perché abbiamo Marco Pannella, che secondo me in questa galassia è un po' il sole, cioè l'elemento sicuramente che irradia la galassia, ed è una leadership carismatica, come è sempre stata carismatica la galassia radicale. E in più abbiamo anche Emma Bonino, e quindi queste due leadership forti come due soli di un'ellisse. Che cosa manca o che c'è ma andrebbe rafforzato? È quello che io, riprendendo Pannella, che riprende Gramsci, definisco intellettuale collettivo. Se noi riusciamo a rafforzare i radicali come intellettuale collettivo, cioè, e adesso spiego quali sono le caratteristiche, riusciamo a dare un modello politico alternativo a quello partitocratico dominante che ha dominato e imperato in questi decenni passati, ed era un modello verticistico, personalistico, appunto antidemocratico, antiliberale, antistato di diritto, ma è un modello partitocratico
gerarchico. Invece l'intellettuale collettivo che cos'è? L'intellettuale collettivo è un modo anzitutto di connettere dei vari soggetti politici radicali tra loro, cioè di mettere in interconnessione le varie realtà in maniera che si incontrino, che queste realtà, questi soggetti siano come dei laboratori di ricerca, ricerca della e delle verità, ricerca ciascuna per le proprie competenze. Addirittura Pannella parla del diritto alla verità che sta emergendo come diritto umano. Quindi questi laboratori, ognuno intraprendendo la propria ricerca, non può isolarsi rispetto agli altri, ma deve essere in collegamento con gli altri per scambiare idee, per dialogare, per contraddire e contraddirsi, per permettere...